tutti e bentornati sul canale Erbe del Benessere. Come vi avevamo anticipato nella puntata precedente, dove abbiamo parlato della canapa, in questo appuntamento andremo a vedere una spezia dai sapori caldi, tropicali, caraibici, e parleremo appunto dell'annatto, che è una spezia che viene ricavata dalla lavorazione dei semi dell'achiote. La pianta ha questo nome, ma quello officinale è Bixa orellana. Come vi dicevo, l'origine appunto di questa pianta molto bella esteticamente, infatti durante il video lo andrete a vedere, è originaria delle isole caraibiche, del Centro America, della parte occidentale anche del Sud America. L'utilizzo era prettamente legato all'ambito culinario, soprattutto per la colorazione dei piatti, perché dona un giallo molto intenso, soprattutto nella cucina messicana, in quella delle Filippine, ovviamente dei Caraibi, della Cina e del Vietnam, mentre veniva utilizzata in altri paesi tropicali per il suo impiego solamente a livello ornamentale, quindi c'era chi appunto ne assorbiva le proprietà benefiche e chi invece la utilizza tuttora proprio solo come ornamento. Viene prodotta oggi, che è entrata a far parte del mercato globale, e viene esportata soprattutto dal Brasile e dal Perù. La proprietà benefica di questa pianta non è una sola, ce ne sono varie. Adesso andiamo un attimino a guardarle nel dettaglio. Sono quelle ovviamente legate ai semi, quindi della pianta si va a utilizzare il seme. È un ottimissimo alleato nella perdita di peso, perché è un diuretico naturale molto potente, quindi lo potete utilizzare proprio associato ad una dieta, ok? È un antiossidante molto importante, grazie proprio ai carotenoidi che agiscono per andare a bruciare i grassi, e agiscono come combustibile tra l'altro del nostro organismo. Quindi è molto importante su quello, ed è un ottimo elemento utilizzato come lassativo. È un lassativo naturale proprio grazie alla presenza di pectina e alle fibre, ovviamente, che sono contenute all'interno di questi semi. Stimola in questo modo la peristalsi intestinale, eliminando ovviamente tutte le tossine e tutte le scorie. Nella medicina naturale invece viene impiegato come febbrifugo, quindi ne avevamo parlato. Se andate ad iscrivervi sul canale di Radio Stella Azzurra, nelle pillole avevamo parlato anche lì di varie piante che possono essere febbrifughe, e possiamo tranquillamente aggiungere anche questa. Quindi l'annatto è proprio destinato a questo tipo di proprietà, oltre che a curare molte malattie legate ai reni, quindi molte patologie legate al sistema renale. Come si presenta questa pianta? La pianta ha un arbusto dai fiori rosa, fa parte della famiglia delle Bixacee, ha dei fiori molto molto belli, ed è il motivo per cui appunto è una pianta anche utilizzata a livello decorativo. In cucina si usano proprio i semi vengono essiccati, pestati o tostati, ovviamente. Da qual è il sapore? Perché poi la curiosità è quale tipo di sapore può avere questa tipologia di pianta. Allora, ha una nota delicata, una nota che può collegare alla noce moscata, ed è leggermente limonata, quindi ha anche delle punte di violetta, è un sapore molto particolare. I semi vengono aggiunti direttamente in fase di cottura o lasciati in infusione per preparare un brodo, che poi
sarà utilizzato per cucinare all'interno, ad esempio, il riso o le verdure che ne assorbono, appunto, oltre che alle proprietà, i pigmenti coloranti di questo giallo molto molto intenso. È un po' come la curcuma e lo zafferano, che noi conosciamo molto di più rispetto a questo tipo di spezia. Poi, con insomma la globalizzazione, ecco, il fatto che si possa adesso trovare tranquillamente nelle erboristerie. Se lo volete sfruttare come medicina, quindi nell'ambito della cura, come dico sempre in ogni occasione, dovete fare riferimento al vostro medico o al vostro erborista di fiducia, con il quale ovviamente avete modo di parlare e spiegare anche le patologie, se avete qualcos'altro in corso. C'è una cosa molto particolare di questa pianta, come tante altre, che sono le controindicazioni. Non ci sono controindicazioni, a meno che, lo diciamo, non siate ipersensibili direttamente alla pianta stessa. Allora là ovviamente non dovreste utilizzarla. Per oggi la puntata finisce qui, vi rimando al nostro blog, dove ci saranno alcune ricette e alcune indicazioni per come utilizzare appunto i semi di annatto, e vi ringrazio. La puntata successiva sarà una puntata un po' particolare, è un argomento delicato che tengo particolarmente ad affrontare, perché sto ricevendo molte richieste proprio in questo ambito. Quindi parleremo di quali sono le erbe officinali e anche altri prodotti della natura che ci sono, che la natura ci regala, per quanto riguarda l'ambito della fertilità. Quindi vi chiedo di seguirci nel prossimo appuntamento. Sarà un appuntamento tutto rosa, perché sarà dedicata ovviamente prettamente all'ambito femminile, alla sfera femminile, però daremo indicazioni anche per quanto riguarda poi l'uomo. Quindi state collegati con noi, seguiteci sui social, abbiamo la pagina Erbe del Benessere su Instagram, seguiteci sul blog che è www.erbedelbenessere.com. Se volete, nelle pillole del benessere ci vediamo ovviamente il lunedì e il mercoledì. Se vi interessa anche la rubrica del benessere, vi invitiamo ad iscrivervi a Radio Stella Azzurra Channel, dove usciamo ogni venerdì con una rubrica flash, dove parliamo ovviamente sempre di erbe. Vi ringrazio, vi rimando alla prossima puntata, quella lunga del venerdì. Ci vediamo invece lunedì con la pillola del benessere. Buon weekend a tutti, grazie per l'attenzione, un abbraccio enorme, un bacio, ciao!